Grazie per la linea e ben trovati. Iniziamo con la cronaca. Ai domiciliari, un giovane di Napoli che a giugno scorso, secondo gli inquirenti, si sarebbe reso protagonista a Potenza di una truffa aggravata ai danni di un'anziana signora di cui si sarebbe finto nipote, facendosi consegnare 3.400 euro in contanti. Ovviamente per il giovane vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Continuiamo con la cronaca. Furti d'appartamento nel capoluogo lucano. Aumentati i controlli, ma sentiamo Antonella Sabbia. Da diversi mesi nel capoluogo lucano è scattato l'allarme furti nelle abitazioni. Le zone più colpite sembrano essere quelle periferiche e le contrade, più appetibili a quanto pare ai malfattori della più varia provenienza. Non a caso, di recente, è stata intensificata dalla Polizia di Stato l'attività di prevenzione e contrasto dei furti in case e appartamenti. È proprio nel corso di servizi mirati volti al contrasto dei furti in abitazione, disposti nei giorni scorsi dal questore di Potenza Giuseppe Ferrari, personale della squadra mobile notava due soggetti nel quartiere periferico di Macchia Romana, che, introdottisi in uno stabile, ne uscivano pochi minuti dopo guardandosi intorno con fare sospetto e si allontanavano a bordo di un'auto. Gli operatori della Volante, intervenuti sul posto, riuscivano prontamente a fermare l'autovettura e appuravano che la stessa era stata noleggiata presso un'azienda operante nel napoletano. I due occupanti, entrambi cittadini stranieri residenti a Napoli, venivano identificati e risultavano essere gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio. In considerazione del fatto, riferisce ancora la questura, che i due non fornivano alcuna giustificazione circa la loro presenza a Potenza e che inoltre non riferivano di aver alcun tipo di interesse nella città, il questore di Potenza ha adottato nei confronti di uno la misura di prevenzione dell'ordine a lasciare il territorio del comune di Potenza, con divieto di farvi ritorno per 3 anni. L'altro cittadino straniero, invece, risultato essere irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso il CPR di Palazzo San Gervasio. L'Istituto Scolastico Morlino di Avigliano ha ospitato i carabinieri della stazione locale. Il luogotenente Domenico Di Ippolito ha focalizzato l'attenzione su tematiche di assoluta attualità, quali lo stalking, il femminicidio, la pedopornografia, il fenomeno del bullismo. Un ulteriore incontro si è tenuto presso l'Istituto Sinisgalli, però a Potenza, con i carabinieri del Comando Provinciale, insieme a Franca Lorati e Valeria Di Matteo, rispettivamente vedova e figlia del maresciallo ordinario dei carabinieri Agatino Di Matteo, vittima del dovere e decorato con medaglia di bronzo al valore dell'arma dei carabinieri. Cambiamo argomento. A Matera un'app per il conferimento dei rifiuti, ma vediamo le immagini. Si chiama Io Differenzio Sub 1, l'app per sistemi operativi iOS e Android che ormai da circa 2 anni affianca i cittadini per la migliore gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, che fa registrare a Matera un ottimo risultato, attestatosi sul 72%. A ricordare la presenza di questo ulteriore importante servizio di supporto per i cittadini utenti è l'assessore all'ambiente Massimiliano Armenta, che di recente ha ritirato la menzione speciale di Legambiente Basilicata per i buoni risultati e l'efficienza del servizio a Matera. Oggi però, dice, serve un ulteriore scatto di reni per migliorare quantità e qualità del rifiuto differenziato. Nella schermata d'accesso, l'app permette di selezionare la zona del subambito 1 tra i 5 comuni serviti dal gestore. Entrando nei servizi offerti, si trova un comodo dizionario del rifiuto che spiega come devono essere catalogati e smaltiti gli scarti urbani. Poi il calendario del conferimento per zone urbane, con la possibilità di scansionare il rifiuto per capirne la destinazione. Una rapida guida generale, la localizzazione dei centri raccolta per conferire gli ingombranti e la sezione per chiedere il ritiro a domicilio. Utile anche la sezione notizie, dove si trovano le variazioni di giorni e turni di raccolta, in concomitanza con festività nazionali o eventi particolari in città. A questo proposito, l'utente riceverà anche un messaggino di alert sul cellulare. Infine, c'è il collegamento diretto al numero di servizio da contattare per segnalare mancata raccolta o qualsiasi altro tipo di problema riscontrato dall'utente. L'assessore esorta vivamente i cittadini che non l'avessero fatto a scaricare l'app per poter contribuire meglio all'ulteriore potenziamento della raccolta differenziata in città, in modo da tutelare l'ambiente e ridurre i costi a carico del cittadino utente.
Protesta degli studenti universitari. Il capo di gabinetto della regione ha ricevuto una delegazione degli universitari di Basilicata, prendendo l'impegno ad assumere ogni opportuna azione affinché l'ARZU sia messa in condizione di erogare le borse di studio per l'anno in corso e per risolvere le ulteriori questioni poste dagli studenti che, insomma, si erano mobilitati ritenendo a rischio i servizi erogati dall'ARZU per mancanza di fondi necessari. Maratea non ce l'ha fatta. Sarà L'Aquila, la capitale italiana della cultura 2026. La perla del Tirreno è arrivata seconda. Dopo Potenza, città dei giovani 2024, c'era la speranza di un importante riconoscimento per la Basilicata. Ma il sindaco di Maratea, Stoppelli, però, non detto che non si scoraggia, che fa, insomma, farà pronta la candidatura di Maratea per la prossima occasione. Voltiamo pagina, veniamo allo sport. Il Potenza a caccia di punti, il Picerno di riconferme. Sentiamo ancora una volta Antonella Sabbia. Un punto importantissimo è quanto il Potenza è riuscito a portare a casa dalla lunga trasferta siciliana a Catania. Pareggio a reti bianche davanti ad un pubblico di oltre 15.000 tifosi, abituati certamente a categorie superiori, e una buona prestazione degli uomini di Marchionni, in particolare nel secondo tempo, quando si è intensificato il faccia a faccia tra le due formazioni e sembrava che da un momento all'altro una delle due squadre potesse sbloccarla. Un punto che consente al Potenza di tenere ancora dietro gli stessi siciliani e di muoversi a piccoli passi verso la tanto sperata salvezza, che passerà per forza di cose dalla prossima sfida tra il Leone e la Leonessa della Lucania. Potenza Picerno sarà la sfida del Monday Night della Serie C, che andrà in chiaro anche su Rai Sport, con fischio d'inizio alle ore 20:30. Due formazioni, due obiettivi completamente differenti. Il Potenza a caccia di punti per una più serena permanenza tra i professionisti. Il Picerno per confermarsi e migliorare il sesto posto raggiunto nella scorsa stagione. Mister Longo dovrà ancora fare i conti con un'infermeria piena. Non saranno certamente del match Garcia, Vitali, Ceccarelli e Graziani. Resta in forse la presenza del samurai Jacopo Murano tra le file del Picerno, seduto in tribuna anche nell'ultima gara dei Melandrini contro il Monterosi. Fermo i box anche Sant'Arcangelo a causa del rosso rimediato contro i laziali. Si suppone quindi un attacco affidato alla coppia Albadoro-Maiorino. Non va tanto meglio sul fronte opposto, dove Schiattarella, che si è dimostrato essere uomo imprescindibile di questa squadra, dopo Catania potrebbe saltare anche la gara interna contro il Picerno per un risentimento muscolare. Fa ben sperare invece il rientro in gruppo di Andrea Di Grazia, che a causa di un problema al ginocchio non vede il campo da metà gennaio. La sua presenza sarebbe un valore aggiunto non solo per la gara di lunedì sera, ricordiamo che lo scorso anno segnò due reti proprio al Picerno, ma più in generale per questo finale di stagione fondamentale per il Potenza. E per il momento è tutto, ridò la linea alla redazione centrale.